miracolo, no! Corri, flusso sangue con la bestia! Anche l'abbazia brucia! Scatenano rovine morti sugli innocenti. È stato sempre così. La giustizia di Dio si compie per la preparazione del suo regno e per il bene umano. Tutta la storia è fatta di tali esempi. Il nostro stesso ordine e la figura del suo fondatore San Benedetto sono legate ad un momento oscuro e tragico come questo. Era la fine del V secolo d.C. Caduto l'impero, Roma era ormai cristiana. Sud Italia calavano i barbari, le stesse guerre, le stesse rovine, come oggi, e la miseria senza nome. Vagli incontro, salutalo. Benedetto, Benedetto, sono Onicia. Onicia? Cosa fai qui? Sono alla festa. Brava, ti diverti? Tanto. Benedetto. Livia. Ciao, Benedetto. Ciao, Livia. Come ti sei fatta grande. Benedetto, un bacio a me non l'hai dato, eh? Che bella coppia, chi è quel giovane? È un nostro lontano parente, Benedetto della famiglia Anicia. Viene da Norcia, è già avvocato. Sembrano fatti l'uno per l'altro, dovrebbero fidanzarsi. Il nostro sogno è quello della sua famiglia. Perché non dovrebbe avverarsi? Hanno tutto per essere felici, gioventù, eleganza, ricchezza. Infatti, perché non dovrebbero essere felici? Perché non essere felici, Benedetto? È tutto così facile. Così bello. Ho tanto aspettato la tua venuta. Allora ti avrò deluso? No, solo un pochino, con il tuo strano umore. Ma sono malinconia da provinciale. Questa vita te ne guarirà. Temo di non riuscire ad assuefarmi a questa vita. Perché? Ma è la tua vita, Benedetto. Deve essere la tua. Perché? Sei nato patrizio, sembri dimenticarlo. E credi che ciò lo giustifichi? Ma certamente, che strane domande. E poi, sarà la nostra vita. Che hai? Non so. Questo mi tormenta, non sapere. Loro mangiano e bevono e noi moriamo di fame.
fatelo, eh? Noi moriamo di fame! Maledetti! Che accade? Chi sono? Straccioni. L'abbiamo uccisa. Tu, io, tutti. Tutti siamo colpevoli di ogni sciagura che colpisce gli uomini perché ci odiamo. L'uno contro l'altro, sempre. Voi, con il vostro cieco egoismo chiuso ad ogni carità umana, che non vede, che non vuol vedere il dolore di chi soffre, di chi ha fame, e voi, con la vostra intolleranza e la vostra spietata violenza che non distingue il colpevole dall'innocente. Una creatura è caduta ed era pura, inconsapevole di tutte le colpe che vi spingono ad odiare. Dio l'ha scelta come sacrificio per indicarci la via della redenzione. Non sentite la sua presenza di accusatore, di giudice nel cadavere di questa innocente. Così, Benedetto lasciò Roma mondana e corrotta per abbracciare una vita di dedizione a Dio. Si soffermò ad Elfide, ove abitavano alcuni cenobiti, ma presto partì, diretto verso i monti di Subiaco, per cercare la solitudine necessaria alla sua formazione spirituale. Accompagni, figlio. Io sono l'eremita romano, ma tu chi sei e da dove vieni? Mi chiamo Benedetto e vengo da Elfide. Ero con quei cenobiti. Il monastero di Adiodato ti è vicino. Non cerco un monastero, ma un eremo. Un eremo per vivere come stesso. Molti cercano l'eremo come il lupo la tana, ma
Tu non sei di questi. T'ho conosciuto, ma solo rifletti che potresti morirvi di stenti. Altri l'eremo ha spezzato ed erano più forti di te. Fiorisca la mia anima, si spezzi il mio corpo. Dell'uomo vecchio e ti vesta del nuovo. Questa grotta sarà la tua casa, una pietra il tuo letto. Benedetto visse 3 anni nello Speco in meditazione e penitenza. Venne la terza primavera e mentre Benedetto giaceva nella grotta sfinito dalla fame, sui monti vicini, speriamo che piova, con la cisterna secca le bestie muoiono di sete. Quest'anno tocca a noi la miseria. Ci sono riusciti quei maledetti della valle a cacciarci dalla fonte. Ma gliela riprenderemo e allora saranno le loro bestie che moriranno di sete. Abbiamo oltrepassato l'argine di confine. Sei stata tu a condurmi nelle tue terre. Ritira le pecore. Non devono bere a questa fonte. Nemmeno tu vuoi? Se ci vedessero. Hai paura? Sì, per te. Quando finirà l'odio fra le nostre genti per quest'acqua? Vedi, è finito. Marco, perché dobbiamo essere nemici? Io non capisco. Poterci incontrare a questa fonte quando le pecore hanno sete. Salire ai pascoli dell'altipiano. In maggio, quando i fiori cacciano le nevi. I miei fratelli! Volta che fanno il loro richiamo. Dove faranno danno? Ehi voi! Oh. Cosa viene a fare nelle nostre terre? Vattene, maledetta, se non vuoi... Tu! Non è il momento di minacciare. Sono venuto a dirvi che i miei vi stanno ammazzando Marco nella valle.
siamo noi. Siamo scesi tutti dalla montagna e ne ho già ucciso uno. Tu pensa alle pecore, alla lotta pensiamo noi. Sì! Forza! Pace sia con te. Ti ringrazio per questa annunzia di Pasqua. Prendimi il mio agnello, ladro! Ma tu sei ferito? Una freccia mi ha toccato. Ma ora hanno avuto il fatto loro, però. Battervi. Oggi che è Pasqua. Pace regni tra voi. E ricordatevi che l'odio genera la miseria comune. Durante l'inverno le greggi degli uni e degli altri scenderanno a ripararsi nella valle. In estate saliranno a pascolare sull'altipiano. Unitevi nel godimento comune di questa fonte e sarà il benessere per tutti. Ecco, sei come un padre per noi. Torna presto, Benedetto. Ha 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 ha!
Oh, Dio. Benedetto. No. No. La tentazione della carne, in Benedetto si realizzò un perfetto stato di santità. Pacificati pastori, sposati due giovani Marco e Sabina, egli si diede dallo specchio a opere di bene. La sua fama giunse persino ad una comunità di eremiti, corrotti e fanatici, abbandonati dagli uomini e da Dio, che vivevano a Vicovaro sulle rive rocciose del Daniele. Siamo senza abate. Le offerte diminuiscono ogni giorno. La cerca non rende più nulla. Nessuno ricorre più a noi per preghiere e consigli e naturalmente niente più elemosina. Il nostro convento sta perdendo tutto il suo antico prestigio. Ai tempi dell'abate Nicodemo
Non era così, bei tempi. Oggi c'è chi ci fa concorrenza. Chi ci fa sfigurare è il nuovo eremita di Subiaco. Bisogna difenderci da lui. Fare qualche cosa, Terenzio. Ho mandato un fratello per informazioni e secondo quello che mi dirà decideremo. Ma so fin da ora che la colpa non è tutta di quell'eremita. È perché siamo senza abate. No, è perché siete un branco di fannulloni, di dissoluti e soprattutto di sciocchi. Perché non vi curate neppure di salvare le apparenze. Non fate altro che accumulare scandalo su scandalo. La colpa è di Fra Getullio, che è un beone sempre ubriaco. Certo, tu osi parlare. State fermi. Tu mi fai a botte con tutti. Villanzone manesco. Fermi. Anche ieri te le sei date con frate. Ma che c'entro io? Poverino, lui non c'entra, lui è innocente. Ti ho visto anch'io, sai. Cosa hai visto tu? Pensa ai fatti tuoi. Brutta faccia sporca. Forse dovrei dormire sempre come fa frate Pio. Che ho fatto? Che ho fatto? No, no. La gente ci sfugge perché ha orrore di frate Anicio. La colpa è di tutti. Io stesso bene mi riguarda, ma siamo tutti segnati da Dio nel corpo e nell'anima. Che cosa vuoi dire? Concludi. Nessuno di noi può essere il nuovo abate, ma siamo tutti troppo conosciuti. Occorre qualcuno che sollevi le sorti del convento. Allora, che informazione ci porti? Tutti lo venerano come santo. Non hanno che il suo nome sulle labbra. Benedetto. Benedetto. Ecco, il nostro nuovo abate. Ma noi non lo conosciamo. E con lui verranno a noi anche tutti i suoi fedeli. E tutte le loro offerte. E inoltre il mantello della sua santità coprirà i nostri scandali. L'abate sarà lui. Io porrò fine alla vostra negligenza, poiché in una comunità l'ozio diventa delitto. Voi siete come pecore pazze, ma io vi ricondurrò sulla via della dignità e dell'umiltà. E proprio tu, Fra Quintilio, che hai dato scandalo facendo a pugni per la strada, ti ritirerai nella tua cella e vi resterai 3 giorni senza cibo. Benedetto, non penserai di... Tu poi mi renderai conto delle offerte e da oggi sei dispensato ad occupartene. Ma qui nessuno sa far di conto. Chi deve occuparsene se non io? Io. E tu, frate Pio? Ti occuperai della guardia e della pulizia degli ambienti della comunità. E chi l'ha mai fatto? Io non sono buono. Imparerai. Preghiera, disciplina, sacrificio e lavoro saranno la mia e la vostra regola. Ehi, padre Pio. Ehi. Oh, chi è? Abbiamo portato un agnello per il convento. E anche un cesto di mele. Oh, bello, veramente bello. E deve essere pure tenerello, Ma per noi niente più arrosti, erba. Solo erba, e ce la dobbiamo coltivare da noi, quel vostro Benedetto. Senti un po'. Te lo avevo detto io. Bella idea la tua di darcelo come abate. Ora ce lo teniamo. Noi l'abbiamo fatta, non la possiamo disfare. Graziosa questa pianta di cicuta. Tanto graziosa. E tanto velenosa. Lo sai com'è scritto? Lo stolto non si corregge con le parole. Tu sei troppo corrotto e come tale io ti tratto. Via! E ti serva d'avvertimento.
Da oggi non verrai più vino e per maggior punizione sarai tu che lo servirai a mensa. Veleno vorrei servirti e non vino. Non dipende che da te. Tutto è deciso. Questo vostro fratello si offre strumento della vostra volontà, degno degli eroi dell'antica storia e della sacra scrittura. Egli sarà il nostro Bruto ed il nostro Davide. Egli abbatterà il tiranno introdottosi tra noi come lupo in veste di agnello. Domani, fratelli, domani, all'ora della mensa. Il Signore mi governa e niuna cosa a me mancherà. Egli mi ha posto in luoghi di pascolo abbondante. Mi ha condotto ad un'acqua che riconforta. Quando? Nell'anfora di assaggio del vino. Mi ha condotto dai sentieri della giustizia per amore del suo nome. Impero che quand'anche io camminassi in mezzo all'ombra di morte, Padre, non temerò disastri perché meco sei tu. La tua verga stessa e il tuo bastone mi han consolato. Hai imbandita dinanzi a me una mensa in faccia di quelli che mi perseguitano. Hai asperso il mio capo d'unguento, ma quanto è mai buono il mio calice esilarante, e la tua misericordia mi seguirà per tutti i giorni della mia vita affinché io abiti nella casa. Solo per calcolo. L'avevo compreso. Ma speravo ugualmente di fondare con voi una vera milizia di Cristo, utile, ordinata, operosa. Dio non l'ha voluto. Ma come egli mi ha condotto a voi perché conoscessi i suoi falsi servi, così mi condurrà verso altri più degni. Ritorno alla mia solitudine ad attendervi il suo segno. Solo di voi mi seguirà. Dio ha impedito il vostro delitto per indurvi alla penitenza. Vi lascio alla sua misericordia. Jaskins arrivano i monti di Subiaco in cerca di rifugio. Marco! I profughi hanno assalito Fausto e gli hanno presa tutta la farina. Ogni giorno è peggio. Bisognerebbe fare qualche cosa. Potremmo cacciarli e se fosse necessario no. Anche... Perché non ne parliamo a Benedetto? La zona è piena di profughi, ne arrivano tutti i giorni. Povera gente. C'è già un bivacco non molto lontano di qui. Bisognerebbe fare qualche cosa per tenerli lontani. Perché? È gente disperata, capace di tutto. Chi è capace di tutto è capace anche di bene. Mi sono forse sbagliato quando l'ho pensato di te, Terenzio. Perdona, padre. Perdona, padre, ma si tratta di cosa grave. Cosa ti è accaduto? I profughi l'hanno assalito. Gli hanno rubata tutta la farina. Giorni fa hanno preso la mia tela stesa al sole. Rubano tutto. Le donne, poi, padre,
Ma non mi far parlare. Si vedono cose tristi. Ma è vero tutto ciò? È vero. Te l'abbiamo taciuto, padre, per non turbarti. Eppure non gli abbiamo negata la carità. Il soccorso del pane ad una miseria in cui si vanno disfacendo anche le anime non basta. Hanno fame, hanno freddo e si avventano sul fratello più fortunato. Conducimi da loro. Che succede? Ci hanno cacciato dalle case, ce l'hanno bruciate! Hanno bruciato i terreni e distrutto il raccolto! Razziato il bestiame! Tagliati gli ulivi! Debordati gli uomini! Ci dessero almeno delle armi! A Roma nessuno fa niente per noi! Ma sorgono grandi palazzi! Ho visto io statue d'oro, colonne di pietre preziose! E nessuno pensa a noi, figliacchi! Contro le lacrime e il sangue nulla valgono le parole. Ma se fino a ieri eravate degli estranei, oggi la comune sventura vi unisce. Non dimenticate questo legame e come fratelli aiutatevi l'un l'altro. Siete poveri, deboli, ma se saprete unire le forze che ancora vi rimangono, farete della vostra debolezza una potenza e della vostra miseria una ricchezza. Che cosa debbono fare, padre? Lavorare uniti. Questa terra da secoli incolta, fatela vostra, dissodatela e vi darà i frutti della vostra fatica. Dio ci darà protezione nell'opera. Quelli fra voi che si sentono capaci di maggior sacrificio per essere di guida e di esempio ai compagni, vengano verso di me. Lavorare, ricostruire bisogna. Passarono oltre 20 anni. Benedetto riunì le forze di quei diseredati e con essi iniziò una vasta opera religiosa e sociale. Ciò che non avevo ottenuto dai monaci di Vicovaro ottenne da quei poveri, da quegli sfiduciati. Con alcuni di loro fondò la sua prima milizia benedettina, con cui si diede ad organizzare una vita di lavoro e di benessere per quanti, cacciati dalle distruzioni barbariche, salivano ai monti di Subiaco in cerca di asilo. Molta terra è stata dissodata quest'anno e lungo le sponde dell'Aniene è stato seminato grano fin presso Vicovaro. E vi sarà pane per tutti quest'inverno. Intorno al cenobio di San Clemente tutti i contadini hanno ora una casa. La regione è ormai tutta cristiana. Ti abbiamo obbedito, padre. Tu sai, Terenzio, quale penoso ricordo guida l'opera mia. È tempo che il monachesimo esca dal disordine e dalla inutilità per riorganizzarsi in disciplina e lavoro a gloria del Signore e per il bene del mondo. Terenzio, ami tu più di te stesso quest'opera che darà gloria a Dio e amore agli uomini? Amo quest'opera più di me stesso. Ti chiamo a continuarla dopo di me, in questa terra di Subiaco. I 12 cenobi che abbiamo costruito insieme dovranno continuare ad essere centri di preghiera e di lavoro anche quando io avrò lasciato Subiaco. Padre! Padre, ci vuoi lasciare? Perché? Cosa ti spinge a partire? Gli sventurati che di nuovo sono spinti dalla guerra muovono a questi monti in cerca di rifugio. Noi qui non abbiamo per essi né tetto né lavoro. Li condurrò nella terra che mi fu donata dal padre di Mauro. Non andartene, padre. Noi verremo con te. No, voi resterete. La mia missione a Subiaco è finita, la vostra no.
Mauro e Placido mi accompagneranno. Nella voce dei vinti, dei poveri, di quelli che tutto hanno perduto, sento la voce di Dio che mi chiama Monte Cassino. Monte Cassino. Monte Cassino. Cerco di abituarmi all'idea di andarvi. Anch'io. Ma non potevo lasciar partire Benedetto senza seguirlo. Babbo. Babbo, devi farmi una cassettina per portare anche lui. Non lo voglio lasciare qui. Ma perché queste facce serie? Che c'è? Tu non puoi capire. Sei tanto giovane. E per te ogni cambiamento è come una speranza. Ma sarà tanto bella anche Cassino. Avremo una nuova casa. E forse anche migliore di questa. Ma non sarà più questo. Questo dove sono stata sposa. Dove sei nata anche tu. Laggiù dimenticherai queste malinconie. Avremo tanto da lavorare. Ma questa soltanto sarà sempre la nostra terra. Le abbiamo dato il nostro lavoro. Ci ha nutriti e riscaldati da vivi. Ci aspettava da morti. E noi invece la lasciamo così. Per non ritornarvi mai più. Forse non rivedremo più questi luoghi che ci hanno visto giovani e felici. Valli, boschi, pascoli sui monti. Ve ne andrete dalla nostra vita come se n'è andata la nostra giovinezza. Addio, Subiaco. Zalla, andavano verso il villaggio. Ma cosa vogliono ancora? Non abbiamo pagato le imposte, lo sai. Ma Zalla ci ha già preso tutto, anche il bestiame. Non può esigere di più. Vado a vedere. Hanno fatto? Niente. Che volevano? Domani tutti i giovani come te debbono partire. Zalla ci porta lontano a lavorare sulla sua terra. Ma non ne ha il diritto. Ma se lo prende. Zalla è solo il governatore e non il padrone di questa terra. È come se lo fosse. Se l'è presa, è lui il padrone. No! I padroni stanno a Roma e della terra non se ne preoccupano. Ne hanno troppa loro. E Zalla ne approfitta. Sta per nascere. Sta per nascere tuo figlio. Zalla ci ha preso tutto. Costretti a lavorare al posto delle bestie. E ora dobbiamo lasciarci portar via anche noi? È un maschio, venite. Che è nato a fare? Tu bestemmi. Un figlio dà gioia anche alle bestie. Alzati, vieni a vedere tuo figlio. Almeno per lui, per i nostri figli, perché non crescano come noi. Padri, figli, sempre la stessa sorte. Ma può cambiare.
Forse, ma lontano. Noi non possiamo partire. Comprati, venduti, con la terra a cui apparteniamo. Sì, questa terra maledetta, che succhia ogni nostra generazione. Fame, fatica, ora la deportazione, forse la morte. Meglio rischiarla subito. Che vuoi fare? Fuggire. Me ne vado stanotte. Mi nasconderò sul monte. Chi viene con me? Hai dimenticato Zalla. Mi raggiungerebbe subito. E sarebbe peggio per noi. Vengo io con te. No, figlio mio. Non andare. Zalla non mi avrà vivo. Andrò solo. Non voglio diventare come voi. Siete peggio che morti. Nicandro! 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 È matto. È matto. L'abbiamo sorpreso che spiava nel campo. Deve essere un ladro o un matto. Non parla che di un certo Zalla. Zalla, dov'è Zalla? Portiamolo da Benedetto. Benedetto è in orazione, non si può disturbarlo. Andiamoci lo stesso. No, guardate come gli avete legate le mani. Ma che cristiani siete? Può essere un fratello che il Signore ci manda. No, deve essere un nemico. Come ne siete certi? Aspettate a giudicarlo nemico che gli si sia dimostrato tale. Su, scioglietelo. Me le faccio garante io per Benedetto. Chi siete? Lavoratori, gente di Benedetto. È il vostro padrone? No, è il nostro padre. Ma se non è il vostro padrone, perché lo seguite? Perché gli ubbidite? Ma per amore, per fede. Non capisco. Da dove venite? Un po' dappertutto, siamo profughi. La guerra ci ha scacciati e Benedetto ci ha raccolti. E dove vi conduce? A Monte Cassino, a lavorare quella terra. A Monte Cassino? Ma a Cassino c'è Zalla. Zalla. E dove c'è lui? Ma dite al vostro Benedetto di ricondurvi indietro. Ma la terra dove andiamo è di Benedetto. Gliel'ha donata Tertullo. Il feudo di Tertullo. Ma è la mia terra. Dove c'è il mio villaggio. Mangia. Avrai fame. Uno, due, uno, due, uno. Uno, due, attacca, colpisci. Che fai? Sono già parecchie volte che ti fai disarmare, Arminio. Sei mio parente, non si può dubitare della purezza della tua razza. Forse sarà questo clima d'Italia ad infiacchirti. Tornerai in Germania ad imparare come un vero goto debba tenere alla sua forza. Solo essa dà valore e gusto alla vita. Porterai con te un segno che non te lo farà più dimenticare. È giusto, Zalla. Te ne ringrazio. Via. Che vuoi?
Volevo avvertirti che una gran turba di gente è entrata a Cassino ed è salita sul monte. Armati? No, coperti di stracci. Cantano. Hanno un capo? Li guida un gran vecchio. Regge una croce. Ah, cristiani. Eccone un paio. Sei tu, Zalla, il governatore Gotto di Cassino? Sì. Ci manda a te Benedetto. E chi è? Il vostro padrone? Tra noi non ci sono padroni. Ah, già, è vero. La vostra razza non genera che servi. Io sono un servo di Dio, Mauro, figlio di Tertullo Patrizio Romano e proprietario del feudo di Monte Cassino, di cui ha fatto donazione al nostro padre Benedetto, che da oggi ne prende possesso. Questo è l'atto di donazione. Prendine conoscenza. Quello che convenite fra voi non mi riguarda. La legge e il diritto sono con noi. Io non riconosco che una legge e un diritto. Quello del più forte. Quello della mia razza. Va e dillo a chi ti manda. La mia idea è che questi cristiani... Da quando ti permetti di avere delle idee tue? Cristiani! Il Signore ci ha guidati nel lungo viaggio per dare soccorso a voi tutti, chiamando me, suo servo, ad iniziare una nuova opera, affinché in ogni cosa sia glorificato il Dio. Tutti noi saremo vicino a te e ti daremo il nostro amore e la nostra fatica. Il solco perimetrale, ecco, è iniziato. A te, Marco, il continuarlo. Lavorate ad innalzare le mura di questo monastero, mentre io, chiuso in questa torre, chiederò a Dio le leggi che spiritualmente lo sosterranno. Benedici il nostro lavoro. Che lavori. Voglio finire il più presto, sarà più bello il villaggio. Sì, ma non voglio che tu muoia di stanchezza. Ora riposati un poco. Il Signore ha santificato il lavoro, ma anche il riposo. Sapessi come sono belle per me le parole che hai detto. Udirle qui dove mai nessuno ha parlato di riposo, di santità, di lavoro. Senti, ora smetti di lavorare, scendiamo verso il fiume e là ci riposeremo. Andiamo. La volpe è fuggita verso il fondo della valle. Speriamo che gli altri ci affianchino dalla collina. Noi intanto batteremo lungo il fiume. Quella notte, quando capitai in mezzo a voi, ero convinto di andare alla tortura e alla morte. E invece udii la prima parola di pietà della mia vita. Quella parola me la dicesti tu, Faustina, e non l'ho mai dimenticata. Nemmeno io ho dimenticato quel primo incontro.
E da allora? Io ti voglio bene, Faustina. E te ne vorrò sempre. Vedi? Ora la gioia è ritornata in me. Pensa alla nostra vita quando saremo sposati. Penso alla casa che sarà nostra. Perché sei preoccupato? Quella risata di scherno. Ho rivisto davanti a me tutta la miseria e la schiavitù di un tempo, pronte a ripetersi. Non lasciarti riprendere dalle vecchie paure. Ora sei con noi, con Benedetto. Tu non puoi capire. Tu e i tuoi siete stati sempre felici. Vi sembra giusto, semplice sentirvi liberi. Non temete nessuno. Benedetto ci ha insegnato così. Benedetto non conosce né Cassino né Zalla. Ho voluto sognare anch'io. Devo andarmene di nuovo lontano. Andartene? Sì, mi avrà riconosciuto e Zalla non perdona. Restando vi condannerei tutti alla rovina. Benedetto ci proteggerà. Oggi stesso me ne andrò. Nicandro, e io? Oh, tu comprendimi. Non posso portarti con me in una vita da fuggiasco. Non mi vuoi più con te. Non mi vuoi più bene. Oh, Faustino. A me hanno insegnato che bisogna aver fiducia. Sai, anche mio padre e mia madre si amavano e non potevano sposarsi. E poi invece... Senti, andiamo. Ma tu non conosci Zalla. Non ho bisogno di conoscerlo per sapere che non è che un uomo, soltanto un uomo. Sì, ma un uomo che può far schiavi gli altri uomini. Tu non sei schiavo di Zalla, ma della tua paura. Ed è la tua paura che fa la sua potenza. Ma come non averne paura? Scoprendo la sua miseria di uomo simile a tutti gli altri. Sì, simile a tutti gli altri. Perché come tutti gli altri nato nudo ed inerme, come tutti gli altri formato di carne mortale, come tutti vivo solo per la pietà di Dio. Allora possiamo sposarci, padre, anche se Zalla non vuole. E quale essere umano potrebbe interporsi fra due creature spinte l'una verso l'altra da un sentimento sacro come la vita? Andate, figliuoli, amatevi e vivete in letizia come tutte le creature del Signore. Inchinati a Zalla! Dove correvi con quelle mele? A casa di Marco. C'è festa. Che festa? Si è sposata la figlia. Visto Nicandro così contento. Anche tu lo eri quel giorno, ti ricordi? Questa felicità mi commuove. Non credevo si potesse essere così contenti. Sarà sempre così. Ci vorremmo tanto bene. Sempre. Su, Nicandro, bevi. È giorno d'allegria. Sei contenta? Sì. Smetti di bere.
Dunque ci si sposa tra servi senza il mio permesso, eh? Hai saputo trovare una tenera colomba. Perché vieni a turbare la nostra festa? Io sono il padrone. Questo servo è il mio schiavo. E la sposa del mio servo è la mia schiava. Ed io ho il diritto su di lei, capisci? Ho diritto. E lo voglio esercitare il mio diritto perché... perché questa ragazza mi piace. Vattene. Io sono il padrone. Voi siete miei schiavi e mi dovete obbedienza. Vattene. Mi dovete obbedienza. Sei nei cieli, noi ti ringraziamo per averci sorretto nel compimento di questa opera, dandoci la forza di sopportare le fatiche, i pericoli, i dubbi.
Ti ringraziamo per queste mura, per la regola che ci ha ispirata affinché osservandola nei monasteri ci fosse possibile la probità dei costumi e il principio di santa vita. Per te, uomo, il lavoro non sia più umiliazione, ma misura per una nuova dignità umana. A te, donna, Dio conceda di non tremare per la vita dei tuoi figli e che essi crescano nella pace e nella giustizia. Marco, tu che hai visto nascere l'opera mia, tu sai come, cessati gli odi, le lotte, sia possibile costruire per gli uomini una vita felice e di benessere. Marco, tu mi ricordi il cammino percorso segnato dalla bontà di Dio. Per tutto questo, Signore, per il nostro ordine, per questi uomini ansiosi di bene, per i loro figli innocenti, ti chiediamo di essere sempre fra noi con la tua provvidenza, affinché in questo mondo spezzato dagli odi venga il tuo regno d'amore. Tutti hanno seguito Benedetto sul monte. Questi cristiani ci sfidano. Basta! I barbari! Lasciate l'aratro! Correte con le armi! Marco! Fausto, bisogna che li fermiamo nella gola della valle prima che sbocchino nella pianura. Marco. Tu va con le donne sul monte, da Benedetto. Sbrigatevi. Noi potremo fermarli quanto vi basterà per salvarvi. Che Dio ti protegga. Addio, Sabina. Grazie per tutto il passato. Presto, va con tua madre. Vai. Sai per chi devi salvarti. Andiamo. Thank you.
sarai fra poco. Insieme. Ti porterò io. Sabina, Faustina e il vostro bambino, quando verrà, votatelo a lui. Lui è l'uomo di Dio. Non parlare così, tu vivrai. Ormai è finita. Ricordami a tutti e racconta a Sabina che l'ho sentita vicino a me fino alla morte. E che la ringrazio per tutto il passato. Quanti uomini armati sono sul monte? Non vuoi rispondere? Rispondi quando Zalla interroga! Gli sto facendo troppo onore. Interrogali tu. Di là. Va bene. Chi è stato ad avvertire gli altri ad organizzare la resistenza? Io. Via!
Via voi altri! Via! È destino, Nicandro, che io debba presenziare ai grandi avvenimenti della tua vita. Tempo fa, alle tue nozze ed ora la tua condanna a morte per ribellione al tuo padrone. Non sei il mio padrone. Domani sarai giustiziato. Puoi uccidermi, Zalla. Con la morte mi dai quella libertà che mi neghi da vivo. Sei d'una razza inferiore. Eppure, vuoi diventare mio servo d'armi? Il tuo capo sarò io, Zalla. Il mio capo è Benedetto. Hai una bella moglie, Nicandro. Degna del mio letto, la serberò per me. Non l'avrai. Non mi piace mischiarmi con i servi, ma per lei farò un'eccezione. Non l'avrai. Benedetto la protegge. Domani l'avrò. Assalirò il monte. Quanti sono alla sua difendere? Uno solo. Benedetto. Sono i tuoi compagni a colloquio con Odon. Lasciali, Zalla. Uccidi me se vuoi. Sono uomini come te. Tuoi fratelli. La tua forza non ti fa differente da noi. Chi ti ha detto queste parole? Benedetto. Basta con questo Benedetto. Vi ho lasciati fin troppo divertire con quel vecchio sciocco. Da quando ti interrogo non hai fatto che ripetere il suo nome. È solo a difendere il monte? Ebbene, io vi andrò solo. Vedrai che eguaglianza c'è tra Zalla e Benedetto. Vedrai che cosa farò della tua sposa, di quelle mura lassù, di tutti voi. Ti trascinerò davanti a lui e ti ucciderò, e di lui farò il mio ultimo schiavo. Coraggio, figlia mia, coraggio. Dio mio, che cosa ne sarà di lui? Non piangere. Mio figlio, mio figlio. Oh, mamma, mamma, Nicandro, mio padre, che sarà stato di loro? Dio li ha nelle sue mani. Dio ci ha abbandonati. Faustina, la sventura non dà il diritto di bestemmiare. Oh, tu non puoi capire. Io sono giovane, ho tutta la vita davanti a me. Amo Nicandro. E forse è stato ucciso. Cosa credi? Che la mia pena sia minore della tua. Tuo padre è tutta la mia vita, quella già vissuta, che è tanto più cara di quella da vivere. Oh, povera mamma, perdona. Ma vedi, eravamo così felici. Ora poi, con il bambino, non avevamo fatto niente di male. Perché è successo tutto questo? Non si deve chiedere il perché del dolore, ma solamente la forza di sopportarlo. Ma tutto ciò è talmente ingiusto. Il male e il bene vanno e vengono sulla terra come gli uomini, come le nuvole nel cielo. È la vita, Faustina, la vita che è sempre stata fatta di lacrime e di gioie. Sì, è vero, mamma. Ma ho paura, tanta paura. Stringiti alla tua mamma come quando eri bambina. Ti spaventavi del buio. Mi abbracciavi. E non avevi più paura. Anche ora è come se fossimo nel buio. La mia casa bruciata. L'assalto non tarderà. Dio ha voluto provarci ancora una volta. Faccia egli che io solo sia il prezzo della salvezza di tutti. Padre, non accetteremo mai il tuo sacrificio. Divideremo con te ogni prova. Credo alle vostre parole. Conosco l'animo vostro, ma anche l'umana debolezza. Tutti possiamo mancare nell'ora del pericolo. Sì, la prova può essere terribile. Ma ricordate che migliaia di vostri fratelli affrontano le stesse prove. Anche Roma ha visto sotto il terrore barbarico fame, rovina, sangue, la tortura iniqua e selvaggia. I barbari distruggeranno Roma e tutta la Latinità. Roma non perirà. Non può perire. Arriva Zalla!
Anche mio marito è morto, ma non l'ho potuto ritrovare. Lasciami stare vicino a lui, vedere nel suo viso il viso di tutti questi nostri poveri morti innocenti. Quello del mio povero Marco. Marco, mio piccolo Marco. Mamma, arriva Benedetto. Tieni tuo figlio. Nicandro, arriva Benedetto. Disse di offrire a te il figlio che sarebbe nato da noi. Ecco, lo abbiamo chiamato Marco perché in esso riviva il ricordo di colui che per primo ti ha seguito. Per questa creatura, per tutti noi che torniamo al lavoro, chiedi a Dio la sua grazia. Dio, benedici questi uomini che tutto hanno perduto sulla terra. Ad essi hai lasciato il dono della vita e ti chiedono di poterla vivere. Colma i vuoti che la guerra ha creato nelle famiglie. Dona loro la forza di riedificare le case distrutte. Dona le messi ai campi devastati. Hanno ascoltato la tua voce e sanno che amandoti nel lavoro compiranno la tua volontà.
Figli miei, nelle vostre mani consegno questa opera da me iniziata, e nel mondo attraverso i secoli voi la continuerete come i figli l'opera del Padre, osservando la regola del nostro ordine, prega e lavoro. Andate, diffondetevi come api operose. Le paludi saranno asciugate. Con i boschi brucerete la pietra e con la calce costruirete nuovi monasteri e innalzerete templi e città. Voi trasmetterete agli uomini che verranno la fiaccola della civiltà. I secoli passeranno, gli egoismi creeranno ancora guerre, stragi, rovine, ma sempre sui rami spinosi del dolore fiorirà la pace. Io vedo un mondo privo di odi in cui gli uomini umili e liberi si sentiranno fratelli, uguali nel diritto alla vita. Io vedo un mondo di lavoro e di amore in cui gli uomini, uscendo rinnovati dalle rovine e dalle lacrime, costruiranno il loro regno felice.